rivelazioni di un pentito di Camorra che pure partecipò all'agguato mortale. L'aria di Milano è irrespirabile. Secondo uno studio dell'ospedale Policlinico, lo smog provoca la morte di 100 persone all'anno. Andrea Silla. L'aria di Milano è irrespirabile. Lo diciamo spesso quando l'odore di smog è così forte da bruciarti in gola. Quell'affermazione non è sufficiente, perché l'aria di Milano uccide 100 persone all'anno. È il risultato di uno studio presentato all'ospedale Policlinico. Il livello attuale di polveri sottili provoca quasi 10 decessi al mese tra problemi cardiovascolari e respiratori. Mentre il fumo interessa una porzione, fortunatamente abbastanza ridotta, di persone, l'inquinamento interessa a tutti 24 ore al giorno. E non è tutto. Secondo l'Unione Europea, la Lombardia è l'area più inquinata d'Europa. Ciò provoca problemi di salute a tutte le età. Tutte le malattie peggiorano con l'inquinamento, le malattie respiratorie, e questo è evidente e comprensibile. Le malattie cardiovascolari, questo si capisce un po' di meno, tipo l'infarto, l'ictus, perché le particelle arrivano fino al sangue. Aumenta persino il diabete. Alcuni provvedimenti come l'area C stanno riducendo alcune sostanze tossiche, ma gli esperti dicono non basta, serve qualcosa che riguardi l'intera pianura padana. Investire sulle politiche di inquinamento si traduce poi in risparmi sociosanitari. Ed infine la crisi economica non può diventare una scusa per non attuare politiche che peraltro non sono state attuate neanche nei periodi in cui invece la crisi non c'era e c'era magari invece un benessere economico maggiore. Un piccolo intervento provocherebbe un grande risultato. Una riduzione del 20% degli inquinanti ridurrebbe decessi e ricoveri ospedalieri del 30%. Mentre si discute sul caso della bambina bionda che viveva con una famiglia di